Gabriele Salvatores, classe 1950, fa parte di quella generazione di sessantottini che volevano cambiare il mondo. Infatti sono tanti nei suoi film i riferimenti a elementi della controcultura che rimettono a quegli anni di movimenti studenteschi e rivoluzione. Gabriele Salvatores è soprattutto conosciuto per la quadrilogia della fuga, che comprende Marrakesh Express del 1989, Tournée del 1990, Mediterraneo del 1991 e Puerto Escondido del 1992. Quattro film che hanno come tema portante la fuga da una realtà che non si vuole accettare e che non si può cambiare affrontandola. Il regista, attraverso un ritorno al neorealismo adattato alle esigenze degli anni 90, servendosi di un gruppo di attori tra i quali spicca Diego Battantuono, ha saputo parlare di noi stessi, dei tanti difetti e dei pochi pregi della nostra società contemporanea. In una sera di pioggia, Marco si vede arrivare a casa Teresa, una ragazza spagnola che dice di essere la fidanzata di Rudy, un amico di lunga data di cui Marco non ha notizie da 10 anni. Teresa racconta che Rudy è in Marocco e che è stato arrestato per possesso di droga. Per farlo uscire di prigione è necessario pagare una cauzione e per questo la ragazza chiede l'aiuto di Marco. Marco cerca gli altri amici dell'epoca, Ponchia, venditore di auto usate, Cedro, che si è ritirato in montagna, Paolino, professore sposato con Elena, l'ex di Cedro e padre di 2 bambini. I quattro mettono insieme i soldi necessari e partono con Teresa in macchina in direzione del Marocco, attraversando Francia, Spagna e lo stretto di Gibilterra. Arrivati a Marrakech, dopo un viaggio pieno di avventure e sorprese, i quattro amici scoprono che la situazione è diversa da quella che pensavano e si mettono in cerca di Rudy, che sembra scomparso. Marrakech Express è un road movie e anche un film sull'amicizia, sulla fuga da una realtà che i personaggi non riescono ad accettare, sulla crisi di una generazione, quella del 68, che ha cercato di cambiare il mondo e non ci è riuscita. Attraverso il viaggio, i personaggi riscoprono la propria essenza e un'amicizia che il tempo e le preoccupazioni della vita avevano logorato. Il film ha i toni della commedia e è sostenuto da una serie di scene e battute divertenti. La spontaneità degli attori rende il risultato estremamente piacevole. Un film semplice, ma che riesce a strappare una risata allo spettatore e farlo stare bene. La colonna sonora, tra cui spiccano le musiche del bluesman italiano Roberto Ciotti, enfatizza i momenti principali, sempre in maniera molto discreta. La scena finale, con il commento musicale di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68, canzone perfettamente in tema con la generazione che ha voluto cambiare il mondo, è grandiosa e spettacolare. La sceneggiatura di Marrakech Express è opera di un gruppo di scrittori, Carlo Mazzacurati, Umberto Contarello e Vincenzo Monteleone, ispirati da Il Grande Freddo e Fandango, ed è arrivata nelle mani di diversi registi prima di trovare la sua realizzazione con Gabriele Salvatores. Il film è stato girato tra Barcellona, Saint-Tropez, Milano e il Marocco. Gabriele Salvatores aveva proposto a Diego Battantuono il ruolo dell'amico che i protagonisti di Marrakech Express trovano alla fine del viaggio. L'attore però rifiutò, allegando che preferiva farsi tutto il viaggio insieme agli altri. Durante la lavorazione, Salvatores ed Battantuono hanno legato moltissimo. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Vi aspetto qui con altri video.